Questa mattina i carabinieri della compagnia di Gravina di Catania hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di 14 persone, 9 in carcere e 5 sottoposti ad obbligo di dimora e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'attività di indagine condotta dalla stazione di San Giovanni La Punta e coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania ha permesso di disarticolare un sodalizio criminale dedito al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo eroina attraverso numerosi sodali, i quali avevano una competenza territoriale ben specifica in Catania e provincia. Organizzato gerarchicamente, aveva una cassa comune e sono stati valutati gli introiti anche in 3.000 euro giornalieri. Mediante apparecchi telefonici forniti dai Mannino con SIM intestate a soggetti extracomunitari e mediante l'utilizzo di alias, organizzava il traffico di sostanza stupefacente e addirittura promuoveva la sostanza stupefacente attraverso celati SMS. Abbiamo registrato degli SMS in cui promuovevano 3 dosi al prezzo di 2, da qui il nome dell'operazione 3x2. Gli introiti, al netto degli stipendi spettanti ai vari pusher, venivano reinvestiti per l'acquisto della sostanza stupefacente. Abbiamo registrato degli acquisti fino a 3 kg mensili. Durante l'indagine sono state arrestate 8 persone in flagranza di reato e deferite ulteriori 3. Inoltre è stato recuperato il quantitativo di circa 600 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina.